Questo è Sottoporta Show, Radio No Frontiere Live. Prossimo ospite, altro giro, altra corsa. Sono felicissimo di riavere qui in questo 87esimo appuntamento Lorenzo Gaudiano di Contropiede Azzurro. Ciao Lori, come stai? Tutto a posto? Ciao, ciao Raffaele, un saluto a tutti i cari ascoltatori. Tutto bene? Sì, è stata una settimana difficile perché non c'era il Napoli, adesso fortunatamente Si torna alla normalità, dai. ci sarà una full immersion fino alla fine del campionato. Bene, bene, così poi ci sono pure le coppe, almeno per chi le fa, insomma, nel mezzo, però chi è amante di pallone segue tutto, ecco, diciamo, su questo. Mi raccontavi, diciamo, poc'anzi a microfoni spenti, ecco, insomma, che insomma, hai preferito, diciamo, la vecchia Formula 1, ecco, insomma, c'è chi piace, c'è chi piace meno, anche con le nuove regole, ecco, insomma, che non ho Sì, seguito molto, però no, vabbè, ma lì più o meno c'è una fida ai situazione racconti. simile alla situazione del campionato del Napoli, dove praticamente la Ferrari sta cercando di togliere questo primato alla Mercedes. È Sarà tosta. dura, però fortunatamente qualcosa è girato per il verso giusto la settimana scorsa e quindi è arrivata questa bella vittoria. Ebbene, almeno notizie positive dal vecchio cavallino. Dai, dai, dai. Speriamo bene, speriamo bene. Qua, insomma, ognuno ti fa per quello che è giusto di fare. Senti, a proposito di tifo, chiaramente c'è un match comunque delicato perché viene sempre dopo la sosta. Sappiamo bene, insomma, come funziona. C'è Sassuolo-Napoli, il match di Reggio Emilia. Ecco, insomma, che sensazioni hai per questa sfida? Ecco, dimmi tutto. Dici tutto. Io sono preoccupato solo dall'assenza di Hamsik, che ormai è diventato un giocatore troppo, cioè è fondamentale per il nostro gioco. Praticamente le nostre reti arrivano sempre con il suo zampino e tanto è vero che anche la sfida con la Roma, dove lui i primi 60 minuti non ha giocato, ne abbiamo risentito Sì. particolarmente, anche se poi il risultato è stato determinato da tutta una serie di cose, però probabilmente questo è il momento più importante in cui Hamsik doveva essere presente e purtroppo la questione degli infortuni continua. Operazioni alle tonsille, Isai che esce dolorante da una partita nazionale, insomma, proprio nell'anno in cui ci serviva, diciamo, una rosa al completo per non lasciare punti per strada, purtroppo stiamo avendo questi piccoli imprevisti da affrontare. Fortunatamente anche la Juventus sta avendo qualche infortunio e qualche problemino, e quindi bene o male la situazione è aperta, anche perché la loro rosa è nettamente superiore alla nostra. Eh beh, ci sta, ci sta. La partita con il Sassuolo, sentivo che oggi che Iachini era incerto su quale modulo schierare perché Berardi dovrebbe essere schierato dal primo minuto. Ma non penso che se la giocherà in maniera così offensiva come ho sentito leggere Ah, oggi. non credo Secondo me, neanch'io, non credo neanch'io. penso che adotterà un atteggiamento prudente e cercherà di sfruttare i giocatori tecnici che ha davanti per colpirci in contropiede. Penso sempre che se il Napoli farà quello che deve fare, non ci sarà partita. Questo Eh beh, sulla ormai carta, certo. ormai lo abbiamo visto un po' in tutte le giornate di campionato, che così sarà importante non andare in svantaggio. Poi dopo, io penso che una volta sbloccata la partita, il Napoli non dovrebbe avere problemi al mapa estetico. Poi il Sì, pallone sì, sì, rotondo, e sì. ce l'ha dimostrato la Juve due Beh, settimane fa, esatto, bravo, bravo. che ha pareggiato a Ferrara. Quindi non ci resta che aspettare e speriamo che la partita si metta bene sin da subito. Beh sì, gli attimi sono fondamentali, ecco, insomma, in qualsiasi match, insomma, la cosa paradossale, ecco, che era accaduta con appunto la Roma, tu dicevi Hamsik, diciamo, è chiaramente elemento imprescindibile. Il Napoli in quel caso era andato anche in vantaggio, non è riuscito a gestire in maniera in maniera giusta, ecco, insomma, in maniera Sì, scaltra il vantaggio. alla fine è stata un po' sfortunata perché in effetti il Napoli è come se in vantaggio non ci fosse proprio andato, Anche se quindi però c'è un dato significativo, quindi in questo caso è stata un'eccezione. Ogni volta che, ecco, tu dicevi non andare in svantaggio, ogni volta che il Napoli
subisce un gol, ecco, insomma, di solito poi, ecco, insomma, le partite le vince, quindi è dimostrazione di carattere in tal Questo senso. sicuramente. E il fatto è che quest'anno il Napoli ha dimostrato carattere in numerose occasioni ed è il motivo per cui Per stiamo fortuna. facendo il campionato che effettivamente stiamo facendo. Cioè, però in determinate situazioni andare in svantaggio può essere pericoloso. Ad esempio, penso alla gara con la Roma, quando siamo andati sotto 2-1. Se la partita si è complicata e non siamo riusciti più a ribaltare la situazione, con la Juventus più o meno è stata la stessa cosa. Considerando che il Mapei Stadium è un campo insidioso, È andare molto, in svantaggio potrebbe sì. essere pericoloso. Tant'è vero se pensiamo ad esempio all'ultima volta che sono intervenuto risale alla partita con l'Atalanta. Lì la partita è stata importante proprio perché Napoli è riuscito a non andare in svantaggio, a Vero, trovare i primi gol vero, vero. e a portarsi il Anzi, lì pallino a forse sarebbe casa. stato ancora più difficile. Ecco, insomma, l'Atalanta è squadra Sì, coriacea, ecco. ci sono certi campi dove puoi anche andare in svantaggio, però può essere pericoloso. Non sempre si La possono riesce a fare dei gol a ribaltare, partita. ecco, come è capitato poi l'anno precedente, ecco, ha segnato No, Petagna e lì non si fece più niente. io ho visto una statistica molto interessante in cui mettevano a confronto un po' i portieri del nostro campionato e se non sbaglio è stato proprio Reina quello che per presenze, in base al numero di presenze, ha concluso più partite senza subire reti. Se non sbaglio 15 partite senza subire gol. Non Questo male, non è un male. dato importante. Per vincere un campionato bisogna imparare anche a vincere, diciamo, partite sporche, per intenderci, quindi con un 1-0 se Bravo, il vinci Napoli le ha domenica in vinte casa. 6 volte, con diciamo un risultato juventino, ecco, per intenderci. Sì, e poi è bello quando si vince giocando bene, si vince 3, 4, 5 a 0, però ci sono determinati momenti dove è difficile andare a due gol 3, 4 volte in una partita, bisogna Certo. saper, diciamo, capitalizzare al massimo e rimanere saldi dietro. Per questo Sposo, io spero che sì. sia una partita così, poi se il Napoli ci regala 90 minuti di gran calcio Eh e beh, ma Sassuolo anche ne l'occhio vuole incassa la 3 sua o parte. 4, naturalmente passiamo tutti un sabato più felici in attesa poi della Pasqua dove si mangia, quindi si è ancora più No, felici. insomma, vorremmo goderci in maniera giusta il casatiello, ecco, insomma, quindi mi hai fatto venire appetito, caro Lori. Va bene. Vabbè, quello tra poco è ora, È vero. è ora di cena tra poco, quindi ci siamo lì, insomma. Ci siamo lì. Senti, mo' al di là che anche lo stomaco vuole la sua parte, ecco, insomma, passerei di palo in frasca, ecco, insomma, tornerei, diciamo, pienamente, ecco, insomma, su Sassuolo-Napoli, perché c'è, tu parlavi anche di, diciamo, Reina, e quindi anche là c'è una situazione di calciomercato forse abbastanza chiara. Poi, insomma, vedremo alla fine che cosa accadrà. Però c'è qua in chat il nostro amico Domeus che ti rivolge questa questione. Allora, ma alla fine non sarebbe meglio puntare su un calciomercato estivo decente, ma invece su questa stagione dice sarà decisiva la partita a Torino? Ecco, insomma, quindi due domande non di poco conto. E aggiungo, ecco, insomma, visto che parliamo di Sassuolo-Napoli, c'è un giocatore che poteva vestire l'azzurro ed è Matteo Politano, quindi insomma un bel calderone, ecco, insomma, ti faccio rispondere. Vado in ordine. Sul calciomercato estivo dipende da come finirà il campionato quest'anno, se Sarri rimarrà sulla panchina del Napoli, dipenderà molto dal risultato, E perché anche lì, finire il certo. campionato da vincitori o da secondi potrebbe cambiare le strategie. Poi dipenderà dalle cessioni, perché in questo momento diciamo tutto interessa fuorché il mercato. Cioè, Napoli è a 9 giornate dalla fine del campionato e siamo quasi alle battute finali, quindi ci stiamo giocando veramente un obiettivo importantissimo. Erano anni che il campionato non era così combattuto, quindi
calciomercato estivo, secondo me, è l'ultimo dei pensieri anche in società, secondo me. Quanto a Politano, è sicuramente un pericolo, un giocatore che poteva far comodo al Napoli a Quindi gennaio, tu l'avresti preso? Ti ma sarebbe piaciuto? non Non a a quelle quelle cifre, cifre, non a non quelle a quelle cifre. cifre, perché il discorso è che a gennaio è difficile che le grandi squadre si privino di giocatori importanti, per cui si finisce sempre per pagare in maniera eccessiva certi giocatori. È vero, strapagare, sì. Politano poteva essere un giocatore utile perché comunque gioca sulla destra, poteva dare un po' di fiato a Taglion, magari Certo. avremmo potuto pensare anche ad andare avanti in Europa League sapendo di avere Eh beh, un ricambio in sì. Ma attacco, a quel portando punto anche meglio, Pisa. Lorenzo caro, a quel punto è meglio Politano o Verdi? Visto che insomma era quello più o meno il target, ecco, insomma. Al di là della faccenda, al di là della faccenda Younes, ecco, insomma, che Se là fosse pure. arrivato Verdi, sarebbe stato un acquisto importantissimo perché può ricoprire tutti e tre i ruoli del tridente, quindi avremmo avuto anche una maggiore utilità in panchina, considerando che Massas, Unas, 90%, salvo altri infortuni che spero non vengano, non metteranno il piede in campo, Eh quindi beh, no, potevano no. essere giocatori utili alla causa, Verdi, Politano, e poi Verdi poteva rappresentare anche un investimento per il futuro, perché è importante comunque anche pensare al dopo, cioè sarebbe stato un acquisto utile già da quest'anno, però avere comunque un giocatore più giovane, considerando che Kajon e Mertens hanno superato i 30 anni, poteva rappresentare comunque una mossa intelligente da parte del Napoli. Sì, Il prospettica, problema certo. è che purtroppo quando ci sono delle azioni di disturbo dietro le quinte, diventa difficile. E alla fine, se doveva essere preso un giocatore così tanto da un certo punto di vista è stato meglio andare avanti così e pazienza. Ricordami un attimo il secondo punto che mi aveva chiesto No, se Domenico, se me lo sarà decisiva ricordo. la sfida di Torino, per te sì o no? Io penso che su 9 partite dire che Napoli sarà decisiva non credo, dipende da tutta una serie di incroci. Innanzitutto, se la Sì, Juventus sì, riuscirà sì. ad andare avanti in Champions League, questo Ed è un è grosso importante. fattore, ecco. Perché poi Sì, perché ricordiamolo, perché se appunto, come dici tu, la Juve va avanti, poi si ritrova la doppia semifinale in mezzo a, se non ricordo male, oltre al big match con noi, ora non ricordo se è Inter o Roma, ma mi pare più Inter. no, io penso che, cioè, indipendentemente comunque da tutto questo, io credo che sarà una lotta punto a punto fino alla Sì, fine sì, della sì, partita, sì, sì. a meno che le due squadre non dovessero cominciare a perdere punti su questi campi insidiosi di squadre che Eh si giocano la beh, salvezza. certo. La lezione della partita di Ferrara è da prendere seriamente in considerazione, perché nessuno si aspettava che la Juventus non vincesse quella partita. Quindi questo è un invito che io faccio un po' a tutti i tifosi, che non è detto che il Napoli riuscirà a vincere, diciamo, tutte le trasferte su tutti i campi. Ci saranno partite che andranno giocate con il coltello tra i denti, Eh beh, soprattutto con le squadre che si devono salvare, ecco, insomma. sì, e su questo secondo me lo scontro del 22 aprile, ammesso che si giochi il 22 aprile, perché ho letto che probabilmente se la Juventus dovesse andare in Se la semifinale Juve va potrebbero avanti, si cambiare la anticipa di un data, giorno, sì. credo che sarà decisivo, perché per il Napoli sarà importante andare a fare risultato a Torino, ma non credo determinante ai fini della classifica, perché penso che il campionato se lo giocheranno fino all'ultima partita. Sì, lo credo anch'io. Poi, fra l'altro, per come sono messe le cose, ecco, insomma, lo scontro diretto, ecco, insomma, gioca più a favore della Juve che ha due risultati su tre a disposizione. Sì, poi questo dipende sempre da come Dai, vabbè, no, ad arrivi, oggi, chiaramente, sì, ad oggi, ad oggi sì. naturalmente la situazione è questa, però magari se il Napoli dovesse scendere in campo a Torino per andare a vincere,
forse da un certo punto di vista sarebbe meglio, perché Ah, ma negli senza altri alcun anni, dubbio, senza proprio alcun dubbio. anni, ad esempio 2 anni fa, il Napoli giocò a Torino per non perdere e alla fine È abbiamo perso aperto, tutti. come succede sempre, no? L'anno scorso è stato un 2-1, ma 2 errori E individuali di Gulam, nostri in sì. difesa che hanno determinato il risultato, ma il Napoli la partita la stava giocando bene. Il problema è Ah, che il molto pareggio bene, si poteva anche portare a sì. casa. Quindi io penso che magari farsi troppi calcoli potrebbe solamente nuocere, quindi scendere in campo per andare a vincere a Torino, tutto sommato, potrebbe essere anche una cosa positiva. Beh, credo che, insomma, sempre rapportandoci a quello che è diciamo, l'attualità, è chiaramente, insomma, il Napoli da questo punto di vista ha solo poi un risultato per scavalcare poi la Juve. Però, insomma, stiamo correndo un pochettino troppo, ci sono tante partite, Sì, appunto, come dicevamo, quindi. ce ne sono tantissime, anche se sembra tanto lontano, ma alla fine tanto lontano non è, È uno 20 giorni schiocco di dita, ecco, mancano, siamo lì a portata di quindi mano, dai. la stiamo attendendo con ansia, anche se a me interessano anche tutte le altre partite, Eh perché sì, perché non comunque noi sarà dobbiamo ancora facile, andare a dobbiamo. Milano, poi non so quale altra sfida importante ci sia. Insomma, c'è un po' Non sarà di. facile. Non sarà No, no. facile, stiamo facendo un campionato al di sopra veramente delle nostre possibilità, un campionato Decisamente, veramente decisamente. importante. Spero che Napoli possa scrivere la storia con questo campionato. Ce l'auguriamo di vero cuore, beh, speriamo con la sorpresa finale, no? Insomma, si parla di Pasqua, quindi, insomma, un dolce. Sì, l'uovo Siamo di in tema. Pasqua, sì. Una. Speriamo la sorpresa sia bellissima, non peggio. Speriamo, perché, insomma, trovarsi una sorpresa agrodolce non è proprio il massimo. Va bene, no, a parte tutto, Lorenzo, ricordiamo, diciamo, a quelle poche persone che non lo sanno, come si può seguire le vicende di Contropiede Azzurro e anche le tue, chiaramente. Sì, noi abbiamo questo sito dove ci occupiamo comunque di dare, potremmo dire, una prospettiva diversa un po' agli articoli, meno impuntata sulla cronaca e più sull'opinione, il commento, sull'indagine. Noi abbiamo la pagina Facebook Contropiede Azzurro, ma abbiamo anche il sito www.contropiedeazzurro.it, abbiamo anche la pagina Twitter e l'account Instagram dove postiamo, diciamo, anche i nostri pezzi. Seguiteci e buona lettura, spero che i nostri articoli vi piacciono. Beh, un bel pacchetto, quindi insomma ce n'è per tutti i gusti su questo versante. Quindi fate come ha detto Lorenzo, seguite su ogni social e non solo Contropiede Azzurro. Caro Lorenzo, grazie di cuore per questa bella chiacchierata. Ci ritroveremo anche in altre occasioni. Ti auguro un buon proseguo di serata. Ciao Raffaele, approfitto per augurare buona Pasqua a te e a tutti i radioascoltatori. Ricambio, ciao Lorenzo, grazie. Ciao, ciao, ciao.